Grazie. Passiamo all'oggetto 27, destinazione e modalità di impiego delle risorse derivanti dal trasferimento dell'ascito Mariani. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, torno per l'ennesima volta su un tema ormai affrontato in questa aula e non solo, anche con interrogazione e risposta scritta in diverse occasioni. Ci ritorno con diciamo una novità, che è quella legata all'ufficialità che il lascito Mariani di oltre 3 milioni è stato trasferito dal Comune di Città di Castello alla Regione Umbria e dalla Regione Umbria all'ASL Umbria 1, quindi a seguito della delibera di giunta numero 51 del 27 gennaio 2021, queste somme, pari a 3 milioni e 700 mila euro, sono nelle casse dell'ASL. Segnalo fra l'altro il fatto, in premessa, così come indicato in delibera, che queste somme sono suddivise in due parti, 3 milioni e 4 più ulteriori 291 mila euro, quindi a fronte di una di spese legali che erano state sostenute dal Comune, insomma dai soggetti preposti per capire a chi fossero intestate queste somme, vedo con dispiacere che non c'è stata collaborazione, in quanto mi risulta che il Comune di Città di Castello avesse sollecitato la Giunta affinché almeno le spese legali che aveva sostenuto potessero essere prese da quell'ascito. Invece vedo con dispiacere che sono state tutte trasferite e che quindi il Comune Città di Castello ha trasferito 3 milioni e 7 e non 3 milioni e 4. Apro e chiudo parentesi, perché invece la questione è altra. Nella delibera di giunta si legge appunto che queste somme dovranno essere, come dire, utilizzate a porre in essere attività al fine di garantire l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari resi sul territorio comunale di Città di Castello, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, salvo una limitazione circa le modalità che dovranno comunque rimanere nei limiti di legge in ordine ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'azienda USL Umbria 1. Quindi, in buona sostanza, la qualità e la quantità dei servizi territoriali, ancorché in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, chiedo di capire meglio quale utilizzo sarà, appunto, quale sarà l'utilizzo per queste somme, come ci si coordinerà. Quindi presuppongo che ci sia un tavolo di lavoro fra l'USL e il Comune di Città di Castello, e quali sono le indicazioni che la Giunta regionale, l'amministrazione regionale ha come dire, posto, ha suggerito all'ASL. Anche perché, mi avvio a concludere, anche perché vedo che a seguito di questa interrogazione che ho presentato l'8 di febbraio, subito nei giorni seguenti ci sono diverse note ufficiali uscite nei giorni successivi a partire dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, che dice che utilizzerà parte delle somme per il centro Alzheimer, altre cifre sono state suggerite dal Consiglio, non parlando però esplicitamente dell'ex ospedale, cosa che invece hanno fatto le rappresentanze sindacali in conferenza stampa sempre nei giorni successivi, in cui indicano con forza la priorità dell'utilizzo di queste somme per il recupero dell'ex ospedale, da cui, ricordo, sono state tolte recentemente 3 milioni più un 20%, quindi 3 milioni e 6 dal post sisma per il recupero edilizio strutturale dell'ex ospedale, che insieme a, quindi 3 milioni e 6 più 3 milioni e 7 avrebbero costituito già un bel gruzzolo, una bella somma per il recupero. E poi mi preoccupano molto, e davvero concludo, le dichiarazioni del consigliere provinciale comunale in questo momento, Andrea Lignani Marchesani, che sentenza è l'ennesima conferma su come il vecchio ospedale Tifernate non rientri nella destinazione delle risorse dell'ascito, con buona pace del sindaco. Per le ristrutturazioni edilizie del vecchio ospedale, vista l'incuria dei 20 anni precedenti, si può aspettare ancora un po'. Quindi, come dire,
sembrerebbe che un importante esponente, che è stato anche in questi banchi di Fratelli d'Italia, ci dica che quindi quelle risorse sicuramente non andranno per il recupero dell'ex ospedale. Quindi quello che chiedo è chiarezza, capire come queste risorse verranno impiegate, in quali tempi, in quali termini e in quale forma di concertazione, perché credo che quella bene investire sul territorio, ma mai come adesso ci rendiamo conto di quanto una struttura che è la Casa della Salute sarebbe stata importante per un territorio come quello dell'Alto Tevere. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Allora è inutile sottolineare che con testamento olografo redatto il 7 di agosto dell'84 la signora Clara Mariani disponeva un lascito a favore dell'ospedale della città di Castello al fine, fra virgolette, di alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore. Questo significa molto, molto semplicemente che questi soldi, e lo dice il decuius appunto, che questi soldi sono destinati alle cure e ad alleviare quello che è il dolore di coloro che soffrono. È individuato bene anche nel protocollo d'intesa questa definizione che nel mese di settembre del 2020 la Presidente ha sottoscritto e che di conseguenza destina anche l'attivazione di una commissione paritetica fra il Comune e l'azienda US 1, un tavolo paritetico appunto, che si riunirà, sembra che il consigliere Bettarelli abbia la sfera di cristallo, giovedì prossimo alle 15.30, che andrà a definire appunto quelle che sono le necessità e farà delle proposte evidentemente alla Giunta per stilare delle necessità, delle possibilità di ulteriori cure mirate al territorio, facendo proprio un vestito destinato a quel territorio, appunto al territorio di Città di Castello, come dalle volontà della signora Mariani, in maniera tale da soddisfarne appunto queste necessità. Evidentemente verranno confrontate con quello che sarà il futuro piano sociosanitario, che con l'aiuto di quest'Aula cercheremo di ratificare e di votare il più presto possibile. Questo è l'intendimento del protocollo d'intesa che è stato siglato quest'estate, l'estate scorsa. Questo è l'intendimento di questa Giunta, quindi di ascoltare con questo tavolo paritetico le necessità del territorio di Città di Castello, in maniera tale poi da reinserirlo in maniera strutturale nell'attuale piano sociosanitario, nel futuro piano sociosanitario. Futuro piano sociosanitario dove si tratteranno anche le strutture territoriali, evidentemente, quindi le eventuali case della salute che verranno valutate, verranno parametrate e misurate rispetto alle attuali necessità e di conseguenza asseverate e votate da quest'Aula. Grazie. Grazie assessore, consigliere Bettarelli, prego. In due minuti al massimo, grazie all'assessore. La sfera di cristallo non ce l'ho, però forse il lavoro di sollecitazione che svolgo come consigliere, le dicevo che la data della mia interrogazione è l'8 febbraio, qui fanno seguito comunicati di sindaci, sindacati e quant'altro, sono successive e anche la convocazione successiva, forse il lavoro di sollecitazione che svolgiamo a qualcosa serve, non è avere la sfera di cristallo ma è fare il nostro lavoro. Sono soddisfatto che questo tavolo si riunisca, che le indicazioni siano quelle di ascoltare chi è intorno a questo tavolo e che mi sembra di capire ci sia anche la volontà, grazie alle tante risorse che arriveranno dall'Europa e dal Governo, di inserire il recupero dell'ex ospedale, perché poi se l'ex ospedale viene recuperato col post-sisma o viene recuperato col recovery plan, credo che non sia quello il problema, ma se verranno messe le risorse per recuperare quella struttura, non potrò che fare un plauso per averlo fatto. Quindi è passato ormai del tempo, ma ripeto, se ci sono altre risorse, ben vengano. L'ultima considerazione la faccio rispetto al fatto che è importante che questo tavolo si riunisca, che venga concordato e condiviso soprattutto con il Comune di Città di Castello, che avrà sicuramente i suoi delegati, perché queste risorse sono tante, sono importanti, 3,7 milioni sono
veramente tanti ed è giusto che siano molto ben finalizzate, identificabili e non vadano in un calderone più complessivo, come dire, a ridurre magari altre spese che già qualcuno aveva giustamente e legittime, ma che aveva già pensato di fare. Quindi bene che siano identificate, che ci siano dei capitoli di spesa ben identificabili e con una collaborazione che sono contento, quindi che dopodomani ci sarà questo tavolo, identificata insieme all'amministrazione comunale e all'ASL. Quindi grazie. Oggetto numero 28. Informazioni della Giunta regionale al riguardo, prospettive e programmi per il rafforzamento e il rilancio della società di gestione aeroportuale dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi. Interroga la vicepresidente Fioroni. Grazie vicepresidente. Questa interrogazione ha per oggetto l'asset più strategico per lo sviluppo del turismo in Umbria, ovvero SASE, la società di gestione dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, che ricordiamo essere partecipata da enti locali, soggetti privati ed istituzioni pubbliche, tra i quali Sviluppo Umbria, che ne detiene appunto il 35,96%. Il rilancio turistico ed economico di un territorio è necessariamente connesso anche allo sviluppo del traffico aereo e per questo risulta strategica una politica di incentivazione della mobilità aerea per raggiungere obiettivi di coesione territoriale, economica e sociale. L'aeroporto internazionale di Perugia, che dal 2015 è stato classificato tra gli aeroporti di interesse nazionale, è quindi assolutamente strategico per la ripresa dell'economia, del turismo e per la connettività della nostra regione, anche ai fini della promozione e commercializzazione del brand Umbria, in un'ottica di place branding che lo renda maggiormente visibile ed attrattivo a livello nazionale ed internazionale. Viviamo un momento drammatico del sistema aeroportuale italiano, che ha chiuso il 2020 con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 milioni del 2019, riportando il settore indietro di 25 anni ai livelli del 1995. E anche l'andamento del nostro aeroporto è stato ovviamente colpito dalla pandemia. Dagli organi di stampa si è infatti appreso che l'organo amministrativo di SASE avrebbe da un lato presentato una bozza di bilancio del 2020 con una perdita consistente e dall'altro un nuovo piano industriale 2020-2024 che propone un rafforzamento della vocazione di scalo essenzialmente turistica ed in cui sarebbero richiesti ai soci investimenti molto significativi per ricapitalizzare la società al fine di ripianare le ingenti perdite del 2020 causate dal Covid ed attivare nuove rotte nei mercati di riferimento collegabili alle rotte aeree nazionali ed internazionali per aumentare l'incoming. Purtroppo il famigerato PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio non prevede alcun progetto relativo agli aeroporti e anche la legge di bilancio del 2021, ricordiamo, che nelle sue previsioni e nei suoi interventi economici non sarà di certo sufficiente per ridare un po' di respiro a tutto il sistema aeroportuale italiano. Invece bisognerebbe considerare che le società di gestione aeroportuale, nella loro qualità di concessionarie dello Stato, assicurano un servizio pubblico essenziale, pertanto ogni investimento finalizzato allo sviluppo degli aeroporti è un intervento che contribuisce a migliorare ed accrescere il sistema infrastrutturale del Paese, anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità e lo sviluppo dell'intermodalità, come nel caso del progetto di un collegamento ferroviario espresso dall'aeroporto di Perugia con le linee della TAV attraverso le stazioni di Perugia e Foligno. Un collegamento espresso in un sistema integrato ferroviario, la cui gestione, a differenza di un sistema di collegamento esclusivamente con il capoluogo della regione attraverso una metropolitana di superficie o altri collegamenti su gomma, sarebbe efficiente ed economicamente sostenibile. La sfida dell'aeroporto e dell'incoming turistico deve essere affrontata offrendo ai turisti stranieri la possibilità di pianificare in modo semplice ed istantaneo il proseguimento del proprio viaggio.
Un aeroporto integrato nel sistema di trasporto su rotaia che consenta di raggiungere Roma e Firenze in 2 ore potrà essere considerato dai turisti e dalle compagnie aeree una valida alternativa ad opzioni esistenti, qualificazione necessaria per raggiungere quel volume di traffico turistico per la sostenibilità dell'aeroporto. A convincere poi i turisti a spendere in Umbria ci penserà il nostro meraviglioso territorio e le nostre ricchezze culturali, storiche e enogastronomiche. Per questo motivo interroghiamo questa giunta per conoscere ove possibile da un lato l'importo della perdita di bilancio della SASE per l'esercizio concluso il 31 dicembre 2020 e dall'altro l'impatto nel conto economico del credito Fly Volare. Per conoscere le prospettive di programmi per il rafforzamento e il rilancio della società di gestione aeroportuale, scusate ma è difficilissimo parlare così, di gestione aeroportuale dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi e le linee strategiche e lo status del piano industriale preparato dall'organo amministrativo e presentato ai soci di SASE, con particolare riferimento al piano delle rotte previsto dal piano stesso e di collegamenti con l'Est Europa. Per conoscere la sussistenza ed eventualmente l'importo di un fondo nazionale destinato alla compensazione dei danni subiti dalla società di gestione dell'aeroporto San Francesco d'Assisi a causa del Covid-19 e per conoscere la possibilità di prevedere tra i progetti del recovery plan un collegamento veloce ferroviario tra l'aeroporto e le stazioni di Perugia e Foligno, consentendo un rapido collegamento dall'aeroporto San Francesco d'Assisi con tutte le città d'Italia. Grazie. Grazie Vicepresidente, do la parola alla Presidente Tesei per la risposta. Grazie. Sì, grazie. Rispondo personalmente a questa interrogazione anche perché rientra in una, diciamo, un insieme di azioni che sto portando avanti proprio nell'interesse generale dello sviluppo economico di questa regione. E anche in un momento di stretta contingenza e di pandemia non abbiamo perso di vista il fatto di lavorare per il futuro proprio della nostra regione, perché siamo certamente tutti convinti e sicuri che il Covid passerà e quando sarà passato sarà fondamentale il lavoro che nonostante il Covid avremmo iniziato a fare e staremo portando avanti. L'aeroporto è uno degli acceleratori della ripresa di questa regione. Da solo può saturare la capacità turistica straniera attuale dell'Umbria, ma bisogna puntare ai 500.000 passeggeri. Da solo può fornirci collegamenti stabili con i nostri mercati europei e un collegamento mediante un hub con il mercato mondiale, mentre i treni veloci ci danno una prospettiva di collegamento con le grandi città italiane. E l'aeroporto fa parte di una più complessa strategia di mobilità che stiamo portando avanti per far uscire la nostra regione dall'isolamento. In sintesi, l'aeroporto è lo strumento fondamentale in un mercato globalizzato per portare in Umbria persone che vogliono visitarla, conoscerla, investire, fare impresa e anche viverci collegati con l'Europa e con il mondo. Per questo, fin dal nostro insediamento, mi sono dedicata personalmente, grazie alla delega, alle partecipate, al progetto di rilancio del San Francesco di Assisi. Uno scalo che purtroppo abbiamo trovato già pre-Covid in gravissima difficoltà, ai minimi storici come passeggeri, con partite pregresse da chiudere come quella a cui accennava l'interrogante, Fly Volare, con una compagine sociale sfilacciata, con rotte ormai ridotte a poche ed episodiche destinazioni. Che cosa abbiamo fatto da subito? Abbiamo ricostruito una forte unità nella compagine sociale che rappresenta insieme con la Camera di Commercio, Banche, Confindustria, due comuni importanti come Perugia e Assisi e buona parte del tessuto connettivo della nostra regione. Silenzio in aula, per favore. Abbiamo creato una nuova governance forte e competente, espressione di tutti. Abbiamo prodotto un nuovo piano industriale 2021-2023 che chiuda le partite con il passato e restituisca saldezza di bilancio e capacità di investimento all'aeroporto. Abbiamo costruito un nuovo piano delle rotte che porti finalmente lo scalo vicino all'obiettivo minimo, cioè l'obiettivo a cui dobbiamo per forza arrivare di 500.000 passeggeri,
per cui è stato creato con grande dispendio di denaro pubblico proprio il nostro aeroporto. Abbiamo focalizzato l'attenzione su alcune rotte nazionali significative dal punto di vista turistico, Brindisi, Olbia, Catania, Lamezia Terme. Altre rotte europee estremamente importanti per il nostro sviluppo regionale, quali Londra, Bruxelles, Rotterdam, Vienna, Barcellona e Bucarest. E su un volo della tipologia dell'aerotaxi giornaliero da e per un hub internazionale che ci collega appunto con, in un'ora con il resto del mondo, pensando a Monaco di Baviera. Un progetto insomma fortemente sinergico con quello dell'alta velocità, fermata Teronto, la Orte, raddoppio Freccia Rossa, eccetera. Ora dobbiamo sfruttare il tempo che la pandemia ci lascia per sanare le perdite del bilancio 2020, su cui pesano anche 250.000 euro di chiusura della dolorosa vecchia partita di Fly Volare, e dobbiamo dare naturalmente le gambe finanziarie a questo piano industriale e delle rotte. È evidente che tutto questo ha dei tempi di necessità. Silenzio, per favore. E che ci vedranno ripartire naturalmente finita la pandemia, perché la crisi del nostro aeroporto è la crisi di tutti gli aeroporti, perché è il settore più colpito dalle restrizioni e dalla pandemia che purtroppo interessa globalmente tutti gli stati del mondo. Ma venendo alla nostra compagine societaria, i soci, in ragione della propria quota, dovranno contribuire a risanare, anche con un contributo Covid del 2020, e a costruire un nuovo patto associativo in cui si impegnino a finanziare pro quota i 3 anni del piano industriale. La Regione naturalmente farà la sua parte. Gli amici soci, ognuno è importante per la rappresentatività che ha, dovranno scegliere naturalmente se, così come in parte hanno già condiviso questo nuovo piano industriale, se restare quindi con le stesse quote o magari diluirsi. Personalmente auspico il mantenimento di una compagine sociale come quella attuale, con cui abbiamo lavorato molto bene. Ma anche qualora ciò non fosse possibile, la Regione è disponibile a fare la propria parte, a creare le condizioni anche per un ingresso di un partner che investa nell'aeroporto e porti avanti con noi il piano industriale delle rotte. Quello che è sicuramente certo è che dopo tanti anni di colpevole disattenzione che ci ha portato alla situazione attuale, e come ripeto la crisi c'era anche prima della pandemia, è giunto il momento di crederci tutti veramente, anche nell'ottica complessiva del nuovo quadro trasporti regionali e del recovery plan, naturalmente, come dicevano i consiglieri interroganti. Grazie. Consigliera Fioroni, prego. Sì, semplicemente, Presidente, mi dispiace la scarsa attenzione dell'Aula, perché lei ha dato come al solito una risposta puntuale su un tema che credo sia fondamentale e strategico. Si parla tanto dell'isolamento di questa regione, si parla tanto di attrattività, si parla tanto di rilancio del turismo, si parla del presente e del futuro, perché come diceva lei ci sarà un futuro post-Covid e quindi l'aeroporto deve e dovrà essere un elemento strategico di rilancio, con un percorso che lei già sta intraprendendo con la Giunta di ricucitura, di ripianamento e veramente di visione, perché quello che ci serve è veramente una visione, cosa che è mancata nel tempo. Grazie quindi per questa risposta e continuiamo a lavorare per la nostra regione in questo senso. Grazie. Ultima question time, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere Fora. Prego consigliere. Grazie Presidente, benvenuto alla Giunta, buongiorno Assessore Coletto. L'interrogazione ha come oggetto un tema abbastanza importante, ritengo molto importante per la nostra comunità, che è quello dei minori collocati in strutture di accoglienza residenziali e socio-educative. Il tema dei minori da allontanare dai nuclei familiari è un tema che tocca da vicino la nostra regione, tocca da vicino il sistema di welfare complessivo diciamo di tutti i paesi europei.
comparativamente in Italia, l'Italia è uno dei paesi con il minor numero di collocamenti temporanei al di fuori del proprio nucleo familiare. Questo significa che il nostro sistema di welfare riesce a mettere in campo tutti gli strumenti di carattere preventivo volti ad evitare gli allontanamenti quando questo è evitabile, ma evidentemente ci sono poi delle situazioni emergenti che richiedono l'allontanamento dai nuclei, che necessariamente devono essere adottate. La situazione attuale in Italia e in Umbria ancora di più dei minori allontanati dai nuclei familiari negli ultimi anni è cresciuta molto. Il motivo per cui oggi propongo questa interrogazione è che in questo momento della pandemia abbiamo dati evidenti che ci dimostrano come purtroppo i disagi all'interno dei nuclei familiari che richiederebbero l'allontanamento da parte dei minori, in alcuni casi dagli nuclei stessi, sta aumentando molto. Qual è il problema? Il problema è sostanzialmente uno, è economico, perché attualmente, come sempre stato, il costo per il collocamento all'interno delle strutture di accoglienza residenziale e socioeducative è a carico totalmente dei comuni, e i comuni hanno visto progressivamente aumentare sempre di più a carico dei propri bilanci le spese sostenute per questa importante azione a tutela dei minori, tanto che a oggi alcuni comuni umbri, direi molti comuni umbri, di piccole dimensioni, di destra, di sinistra, di qualsiasi emanazione politica hanno grandi difficoltà a mantenere nei propri bilanci il pagamento delle rette dei minori accompagnati, che in alcuni casi gravano anche del 20-30% del totale del bilancio comunale. Forse è un dato che ovviamente i cittadini non conoscono, perché lo conoscono più gli amministratori. Le difficoltà, purtroppo, assessore, in questi mesi, ma lei sicuramente lo sa, stanno aumentando molto, tanto che alcuni giudici non per volontà, ma cercano, e anche alcuni comuni cercano di evitare l'allontanamento dai nuclei anche per situazioni molto gravi che in questi ultimi tempi si sono manifestate, fin quando non è più rinunciabile, proprio perché in alcuni casi i comuni sono oggettivamente in grandi difficoltà a sostenere questo costo. Noi abbiamo fatto un po' di ricerche e, nonostante ovviamente alla Regione non competa istituzionalmente il pagamento di questo intervento, che è a carico dei bilanci comunali, ma diverse altre regioni come la Liguria, il Veneto, le Marche concorrono a rimborsare tutta o parte della spesa sostenuta dai comuni, anche differenziando il beneficio in base alla popolazione di residenza, per cui si potrebbe anche ipotizzare la costituzione di un fondo che intervenga solo sui comuni più in difficoltà, che sono quelli di piccole dimensioni, dove purtroppo non sempre il numero degli inseriti è corrispondente al numero degli abitanti, per cui ci sono comuni molto piccoli dove con già due inserimenti il bilancio sostanzialmente è saturo. Ecco, per questi motivi si chiede di conoscere se non si intende attivare una misura di intervento straordinario in favore dei comuni da approntare in collaborazione con l'ANCI regionale, ANCI che si è fatta più volte portavoce di questo problema, sottoponendolo alla Regione, per la copertura di una quota parte delle spese sostenute a tutela e protezione dei minori. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Colgo con favore questa attenzione da parte del consigliere Fora nei confronti del collocamento nel limitare il collocamento dei minori nelle strutture. È un'attenzione che noi avevamo già posto come giunta nella deliberazione numero 23 del 18/1/2021, dove viene previsto appunto l'avvio di un lavoro congiunto con il territorio per approfondire le problematiche connesse ai costi relativi all'inserimento del minore in una comunità
socio-educativa che, per quanto possibile, questa giunta, questa regione sta tentando di limitare al massimo. Sappiamo bene quale criticità si possono innescare in un minore, in un ragazzino, in un bimbo, quando viene portato fuori dalla propria famiglia e viene affidato a una struttura, anche se questa struttura è una struttura valente, che ha attenzione nei confronti appunto dei ragazzini, quindi del minore di una società, di una comunità socio-educativa, di cui il regolamento numero 7 del 2017 che disciplina i servizi residenziali e semiresidenziali per i minorenni. In particolar modo, in tale sede verrà affrontata anche la particolare criticità rilevabile quando tali costi ricadono sui comuni di piccole dimensioni, cui si potrebbe offrire una prima risposta concentrando e condividendo le opportunità della creazione di un fondo di solidarietà, cui attingere a determinate condizioni e a determinati casi. Questo per sottolineare che questa giunta ha già avuto l'attenzione e ha già focalizzato questa difficoltà, una difficoltà che si acuisce sempre di più, in particolare in questi momenti dove il Covid non fa differenze con nessuno, dove il Covid ha messo in difficoltà non solo i comuni, ma le province, le regioni e anche gli stati, perché sappiamo bene che siamo dovuti ricorrere a situazioni di emergenza e a finanziamenti emergenziali per dare delle risposte. Ora, fermo restando queste criticità e fermo restando la volontà di questa regione di limitare al massimo quelli che possono essere gli affidamenti, quindi portar fuori dalla propria famiglia questi ragazzini, noi vogliamo e abbiamo voluto sostenere questi comuni, stiamo seguendo con attenzione questa possibilità di creare proprio un fondo comune, ma di più sono stati messi in campo negli anni ulteriori interventi, ad esempio gli interventi socio-educativi di sostegno domiciliare, per un valore di 5.760.000 euro, POR FSI 2014-2020, interventi di sostegno alla genitorialità e ai servizi di mediazione familiare, POR FSE 2014-2020, 392.000 euro, azione denominata tutela dei minori, 3.673.000. Progetto Family Help, 3 milioni, azione denominata Centri Famiglia, 600.000 euro e via dicendo. Questo per dire che da parte nostra c'è la massima sensibilità e che c'è la volontà di sostenere questa opportunità in maniera tale da dare ulteriori risposte nonostante il periodo di difficoltà e nonostante il periodo di emergenza. E l'avevamo certificato e ratificato appunto nella delibera numero 23 del 18.1 del 2021. Grazie. Consigliere Fora, prego. Grazie Assessore, grazie per la completezza della risposta, grazie anche per l'attenzione che ha dimostrato con quanto detto rispetto al tema. Era proprio quello a cui facevo riferimento io, non l'ho chiamato un fondo di solidarietà, ma era esattamente l'auspicio con il quale ho presentato questa interrogazione, affinché si possa venire incontro al problema essenziale che hanno soprattutto i piccoli comuni a far fronte a questi costi, soprattutto direi in bilanci aggravati strutturalmente dalla crisi, dove le entrate ovviamente diminuiranno ancora di più in questi mesi. L'auspicio è che si riesca a fare, compatibilmente con le risorse di bilancio, già a partire dal 2021, affinché i bilanci dei piccoli comuni possano sostenere almeno in parte questi costi, perché non ci dimentichiamo che ogni euro speso per l'accompagnamento e diciamo così il sostegno educativo ai nostri minori, io ritengo che sia un euro non investito a fondo perduto, ma investito in termini produttivi, ecco, dal punto di vista sociale e del benessere delle nostre comunità. Grazie comunque della risposta.